Massimo Romeo Piparo, siamo qui al Sistina per Jesus Christ Superstar, che torna per festeggiare questo trentennale, no, della tua edizione e i 50 anni del film, dopo essere stato trionfalmente allo Chapiteau a Milano. Quindi innanzitutto raccontaci com'è andato questo debutto milanese in attesa di arrivare qui al Sistina. Il debutto è andato molto bene, molto al di sopra anche delle aspettative, perché questa edizione nasce proprio in fretta e furia. Non volevo rifarlo, perché non avendo Ted sul palco, Ted Neely, l'interprete del film famosissimo che con noi ha fatto 10 anni di tournée, non sapevo se fosse il caso di farlo. Però poi ricorrevano proprio a marzo del 2024, 30 anni dalla mia prima edizione, che fu proprio del 1994, e quindi ho detto no, qualcosa devo fare. Ho detto se trovo un Gesù che mi convince, si parte. Da lì è iniziata la mia ricerca e si è conclusa su Lorenzo Licitra, che trovo adattissimo, e sono quindi molto molto felice di avere avuto la forza di rimetterlo in piedi in un mese, chiamando addirittura una star internazionale come Angoon e avendo al mio fianco in questa scelta condivisa e da lui avallata Sua Maestà Ted Neely, che appunto sarà un po' il vostro padrino, no? Vi seguirà in tutte le repliche. Sì, sì, è venuto e passerà proprio un po' il testimone a Lorenzo, ecco. Esattamente, è venuto a passare il testimone perché volevo proprio che anche il pubblico vedesse che Ted Neely è con noi. Ted Neely ancora fa parte della nostra squadra, è passato in un altro ruolo, che è quello del supervisore. Ecco, ma Ted che cosa dice di Lorenzo? Cioè, è una scelta che avete fatto insieme poi alla fine, no? No, l'ho fatta io l'ho propinata a lui, sì. Ma lui, devo dire che l'ho trovato, io ho fatto una prova a Milano solo per lui. Ho detto a tutti, mettetevi i costumi come se fosse una replica, in sala ci saremo io e Ted Neely. Ha pianto tutto lo spettacolo, è stata una cosa commovente, molto emozionante. Alla fine mi ha detto... Adesso vado e gli chiedo se mi insegna a cantare Gesù. No, anche perché poi, tra l'altro, insomma, Ted si identifica con lui, no? Il Jesus Christ Superstar dopo 50 anni, sì, dopo sì. Tutti questi decenni a teatro. E tu hai provato in realtà ad averlo comunque nello spettacolo, no? Proponendogli sì. Un altro ruolo. Sì, a un certo punto ho detto, sai che c'è, può essere una sorpresa anche per tutto il pubblico, che già c'è gente che ha visto questo spettacolo 10-15 volte, no, con Ted. Ho detto scusa, facciamogli una sorpresa e fai Pilato. Per un po' ci ha pensato, poi mi ha detto cioè, no, preferisco questa volta vederlo tutto da fuori e fare parte del team creativo e non stare sul palco. E devo dire che per questa prima esperienza è stato il passo giusto. Chissà, magari più avanti ci sarà la sorpresa che se c'è una ripresa di questo spettacolo verrà a far Pilato. Invece come sei arrivato ad Angoon? Perché effettivamente uno... tutto si poteva immaginare, meno che andassi a prendere poi una pop star internazionale di quel calibro. Ma io avevo già iniziato con We Will Rock You prendendo Anastasia a fare Killer Queen, quindi insomma l'epoca in cui pesco è quella delle grandi star internazionali di fine anni 90, e tra le straniere somiglianti a Yvonne Elliman, che era l'interprete di Maddalena del film orientale, con questi occhi a mandorla e con questo, diciamo, look molto orientale, ovviamente mi è venuto subito in mente Angoon. Aveva pure fatto già un duetto con Lorenzo Licitra e quindi ho detto vabbè, questa è la svolta. E devo dire che non mi aspettavo che accettasse subito, a distanza di 15 giorni dalla partenza delle prove. Invece lei ha detto che per lei è stato un regalo addirittura. Sì, sì, no, quindi... felicissima sì. Di farne parte. Però ricordiamo anche che non a caso la tua versione di questo musical è un omaggio al film in particolare, ed ecco perché anche hai cercato dei profili che somigliassero agli interpreti del film. Sì, sì, non mi sono mai distaccato da questo tributo e da questo grande omaggio al film, che merita, perché secondo me quest'opera in quel film ha avuto la sua massima espressione. Allontanarcisi e cercare di fare adattamenti, aggiornamenti, secondo me toglie quella grande forza anni 70, quel sapore peace, flower and love che hanno soltanto opere come Jesus Christ, Hair, The Rocky Horror Show. Ma è proprio fuori luogo cercare altre strade. Quella strada ovviamente arricchita di nuove idee, di personalizzazioni che ci sono in ogni quadro, però ci ha pagato per 30 anni, continuerò a seguirla.
Anche perché ci saranno delle immagini anche di forte impatto emotivo, no? Sì, quella diciamo è la mia firma, il mio tratto distintivo, che durante le 39 frustate inferte a Cristo proietto 39 immagini di dolori e di martiri e di drammi del nostro tempo, dall'Olocausto fino ai più recenti guerra di Gaza, Ucraina e anche martiri come Navalny. Perfetto, allora invitiamo gli spettatori al Sistina. Sì, Jesus Christ Superstar è uno spettacolo da vedere non in quanto spettacolo, musical, intrattenimento, ma è proprio è un regalo che ci si fa all'anima in un momento in cui siamo molto distratti e cerchiamo di girarci dal lato in cui non si vedono tutte le cose brutte che ci stanno circondando. La figura di Gesù raccontata in chiave musicale come fa Jesus Christ Superstar può essere un grandissimo impulso e una scossa elettrica di cui abbiamo bisogno. Quindi appuntamento? Appuntamento a Roma, al Teatro Sistina, da domani, dal 20 di marzo. Doveva essere lo spettacolo di Pasqua, ma per fortuna il pubblico ci sta premiando e quindi per tutti coloro che magari a Pasqua andranno fuori città c'è una settimana in più di repliche che concluderanno il 7 aprile. Perfetto, allora, grazie e complimenti sempre. Grazie a te.